Eccoci qui, ben ritornati ragazzi in un nuovo video qui sul canale di Moto.it con una novità molto attesa, un'anteprima in esclusiva per voi qui sul canale, con una moto molto molto attesa in questo 2024, la Vogue 900 DSX, anzi per essere precisi DS900X, ma soprattutto Valico, conosciuta come Valico perché sappiamo che Valico è il nome che identifica la famiglia delle Dual Sport di casa Vogue. Vogue, marchio fondato nel 2018 dal gruppo Longchin, un marchio cinese che si sta facendo conoscere in questi anni nel nostro mercato con prodotti che si stanno rivelando molto apprezzati dai mototuristi italiani, soprattutto appunto con le Valico, ma poi ci sono anche le Brivido, le Naked, ma le Valico, che sono queste due sport, si stanno facendo apprezzare moltissimo grazie anche a un ventaglio di proposte sempre più ampio, sempre più interessante, che va dalla 300 alla 500, alla 525, alla 650 monocilindrica, per arrivare a questa novità che è la 900 bicilindrica, che ora andiamo a conoscere più nel dettaglio. La 525 l'ho appena nominata, l'abbiamo provata tempo fa proprio qui sul canale di Moto.it, l'abbiamo messa anche in confronto con un'altra produzione cinese molto molto interessante, che è la Kove. Ecco, 525 che si è rivelata una delle sorprese del mercato 2023, perché è arrivata pronti via ed è stata subito una delle moto più gettonate e continua a macinare un buon numero di vendite, nonostante il marchio Vogue non sia popolarissimo ancora in Italia, ma la fortuna è che viene distribuito da Padana Sviluppo, un'azienda rinomata, riconosciuta su tutto il nostro paese, che da anni distribuisce gli scooter Kimco, poi CF Moto, Vogue, Yadea, insomma è un'azienda collaudata che può contare su una rete di vendita capillare su tutto il nostro paese. Ma direi che al di là di questi massimi sistemi andiamo a conoscere meglio quella che è questa novità. L'avevamo vista a Dekma nella sua versione definitiva, ecco un primissimo esemplare, perché sta arrivando proprio in questi giorni nelle concessionarie. Nel mese di aprile la vedremo finalmente in vendita, ma questo è il primissimo esemplare e io ho la fortuna di metterci le mani sopra quest'oggi qui in giro nella zona del Bresciano. Allora andiamo a conoscerla più nel dettaglio. Ho parlato di motore bicilindrico, è un bicilindrico chiaramente fronte marcia, come ormai è usanza, sappiamo che è il motore più diffuso quando parliamo di due sport. Soprattutto è un motore da 895 centimetri cubi, un motore che viene accreditato di 70 kilowatt di potenza, quindi siamo sui 95 cavalli, a 8250 giri. Interessante è anche il dato di coppia, però 95 newton metro a 6000 giri, quindi una coppia bella, corposa e anche abbastanza bassa, non troppo in alto, e questa è una cosa fondamentale quando ovviamente vogliamo fare del turismo. È un motore che un po' conosciamo, così come conosciamo un po' il telaio, anche se non è proprio esattamente lo stesso, ma si può notare già a prima vista la stretta collaborazione che c'è tra il gruppo Longchin appunto e una casa europea, per la precisione tedesca. Non facciamo noi, ma ci siamo capiti: bicilindrico fronte marcia da 900, non ci vuole tanto per capire di chi stiamo parlando. La collaborazione ovviamente con BMW di Longchin si vede su questa moto più che su altre, anche con la Mono 650, dove siamo andati a ripescare diciamo un motore che era una vecchia conoscenza diciamo così di BMW. Qui si nota soprattutto nelle quote e nella meccanica, si nota una collaborazione, ma si nota anche una qualità percepita che già a prima vista può lasciare soddisfatti. Andiamo a vedere infatti quelle che sono un po' le plastiche, e sì, sono plastiche forse non troppo pregiate se vogliamo, ma notate qui una piacevole texture, gli accoppiamenti sembrano molto buoni, sembra robusta, ma soprattutto dà una sensazione di un prodotto di buonissimo livello, con veramente pochissime fessure tra le plastiche. Telaio che è un telaio in
tubi di acciaio, ovviamente altro resistenziale, ma che viene abbinato a un telaietto posteriore in alluminio e soprattutto a questo bel forcellone sempre in alluminio che consente sostanzialmente di ridurre abbastanza il peso, perché comunque stiamo parlando di una moto che a secco viene dichiarata a meno di 220 kg, 219 kg a secco, quindi un peso molto interessante per una 900. Parlando sempre di ciclistica, avrete sicuramente notato i cerchi a raggi tangenziali con ruote tubeless. Non si tratta di un optional, ma si tratta della dotazione di serie. Dotazione di serie che comprende anche molte altre chicche, come ad esempio la frizione con antisaltellamento abbinata al quick shifter bidirezionale. Non solo questo, perché poi troviamo anche tanta elettronica, si può notare già il gruppo ottico a LED con qui in mezzo la telecamera, la dashcam, che non è finta ragazzi, c'è veramente la dashcam. Sotto la sella si inserisce la schedina SD e la dashcam non solo registra video che poi possiamo utilizzare tranquillamente, sia che si tratti di comprovare diciamo delle situazioni critiche in mezzo al track, sia che si tratti dei nostri viaggi, ma ci consente anche di fare delle foto. E guardate qui la chicca, questo pulsantino con la fotocamerina ci consente di scattare varie foto. Ma sull'elettronica adesso ci arriviamo, concentriamoci ancora sulle parti più di sostanza. Parlavamo delle ruote, davanti abbiamo un 90-90-21, mentre dietro un 150-70-17. Di primo equipaggiamento troviamo le Scorpion Trail 2 di Pirelli, quindi una gomma sì trail, ma più che altro stradale. Non ci starebbe male, visto l'abbinamento 21-17 e vista la ciclistica, anche una gomma un po' più spinta se vogliamo spingerci in off-road, cosa che sicuramente questa moto lo consente. Un'altra cosa che si nota guardandola qui lateralmente è sicuramente l'altezza della sella, particolarmente ridotta, 825 i millimetri che la distanziano da terra. Questo consente ad una statura media come la mia, per esempio 1,75, di poggiare tranquillamente entrambi i piedi per terra e di trovarci un po' inseriti nel mezzo, anche grazie a questi grandi svasi del serbatoio. Le plastiche, come dicevo, sembrano davvero ben fatte, solide, non particolarmente appariscenti, ma di sostanza, tanta sostanza che si trova anche ovviamente nelle sospensioni, perché forcella upside down full adjustable, cioè completamente regolabile. Ammortizzatore posteriore anch'esso completamente regolabile nel precarico e nell'idraulica. Tra l'altro c'è anche il pomello di rinvio, una cosa che dovrebbe essere obbligatoria su tutte le moto da turismo a mio avviso, ma che non è così scontato avere, soprattutto quando parliamo di una fascia di prezzo non diciamo così premium. Cavalletto centrale oltre che stampelle laterali, paramani, fendinebbia, gruppi ottici a LED, quello l'abbiamo già detto, ma abbiamo anche sedile riscaldabile su tre livelli, manopole riscaldabili su tre livelli, cruise control e insomma chi più ne ha più ne metta, avviamento keyless, doppia presa USB e USB-C sulla sinistra e presa 12 volt sulla destra, in modo da poter caricare e avere sotto mano ogni tipo di device, windscreen regolabile in due posizioni, non particolarmente morbido, non facilissimo da fare in movimento, meglio farlo da fermi, però funziona, non bisogna svitare, basta tirare, una cosa molto molto valida. Lo schermo dashboard da 7 pollici, diciamo un po' come standard della produzione, soprattutto quella che arriva dalla Cina in questo periodo, dove si punta molto sull'effetto dashboard, chiamiamolo così, un dashboard devo dire abbastanza piacevole nella grafica, di facile lettura, che consente di mantenere tutte le informazioni sott'occhio, dal contamarce ovviamente ai trip e al tachimetro, contagiri, benzina, ovviamente c'è tutto quello che serve, ma soprattutto notate qua un'altra cosa che, se seguite i video di moto.it, soprattutto quelli che faccio io, lo sapete
io ci tengo, la pressione degli pneumatici, una cosa che torna molto utile soprattutto quando viaggiamo e c'è il rischio foratura, ma non solo, notiamo qui c'è road, ovviamente abbiamo a disposizione diverse mappe, ne abbiamo nella fattispecie 4, road, sport e rain, ovviamente il concetto è molto semplice, elementare, come tutte le moto abbiamo una rain dove sia l'apertura del ride by wire sia il controllo di trazione è molto conservativo, abbiamo una road dove abbiamo una gestione un po' più dolce soprattutto dell'apertura del gas, e abbiamo infine una sport dove il comportamento si fa un po' più nervoso, ecco, a mio avviso, poi andremo a vederlo, forse anche troppo nervoso, io preferisco la guida dolce del road, però abbiamo la possibilità di metterla in sport quando vogliamo un po' più esagerare, mettiamola così. C'è davvero di tutto e di più, cruise control, ma non solo, perché questi retrovisori, non si nota particolarmente in questo momento, però questi retrovisori consentono il monitoraggio dell'angolo cieco, una dotazione che non troviamo nemmeno su moto di livello molto più alto. Perché dico di livello molto più alto? Perché alla fine questa Valico 900, di sicuro non vi sarà sfuggito, costa di listino 9.890. Tutto compreso, la possibilità di scegliere tra due colori, questa è la versione lime con questi inserti adesivi gialli, carina, molto più carina dal vivo che in foto, oppure c'è l'avio blu dove appunto il giallo è sostituito dal blu. Ma direi di non tergiversare oltre e di andare a fare quello che ci interessa di più. Andiamola a guidare, tra l'altro qui sulle strade del Bresciano ci sono proprio delle belle curve, beccato una giornata di sole, cosa rarissima. Andiamo a provare questa Valico. Ma fermi tutti, prima di partire per il giro andiamo a vedere come si sta veramente in sella, una cosa che mi chiedete spesso, quindi andiamo a vedere innanzitutto come si tira su dalla stampella laterale, dal cavalletto, una moto che non è leggerissima, non è un peso piume, i 220 kg dichiarati a secco mi sembrano verosimili in questo momento, però io ho il serbatoio pieno e sono 17 litri, quindi il baricentro si sposta inevitabilmente verso l'alto e un po' si sente, un po' di fatica la si fa, ma devo dire sicuramente meglio di altre concorrenti, nulla di drammatico. Per quel che riguarda invece la posizione, abbiamo parlato dell'altezza di 825 mm dal suolo, è un'altezza che per uno come me che non ha la gamba particolarmente lunga, io sono 1,75 m, riesco a toccare tranquillamente con entrambi i piedi, riesco a poggiare entrambi i piedi per terra, anche perché l'inserimento della sella nel serbatoio, il vitino è abbastanza stretto, per cui si riesce agevolmente a muoversi, una cosa che fa sicuramente comodo dato che è una moto dedicata al turismo e anche al turismo in coppia. Andiamo a vedere allora com'è fatta questa sella, perché per il pilota è molto scavata, è molto anche bassa, ma è abbastanza consistente, non è né cedevole né l'imbottitura, diciamo, è troppo poca, quindi si sta abbastanza bene, non solo, si riesce a muoversi anche abbastanza avanti e indietro, non si è proprio incastonati, di certo non è come il sellone unico da enduro quando andiamo a fare fuori strada. Per il passeggero abbiamo una sella un po' più alta, con una buona porzione di spazio ce n'è, buoni anche gli appigli, un po' piccolino questo tubolare, però si riesce a prendere bene perché è rotondo, finalmente non ci sono spigoli, un rack in alluminio che è compreso nel prezzo, mentre non è compreso nel prezzo, lo ricordo, il tris di valigie in alluminio, quello è l'unico accessorio che bisogna comprare a parte su questa 900. Buona anche la distanza sella pedane per il passeggero, leggermente raccolta, leggermente corta, ma si sta abbastanza bene, l'unica attenzione da fare è nei confronti dello scarico, perché avendo lo scarico un po' alto ci si potrebbe un po', non dico scottare, ma quantomeno sentire il calore, anche se c'è una bella paratia. Per quel che riguarda invece il pilota, che è quello che ci interessa di più, abbiamo le gambe che hanno una piega accentuata, proprio perché la sella, essendo così bassa, ha una distanza piuttosto ridotta dalle pedane, ma non è una posizione particolarmente scomoda, particolarmente sacrificata. Ho già fatto un po' di strada quest'oggi e devo dire che non la trovo affatto scomoda, io che, ripeto, sono 1,75 m. Forse chi è più alto potrebbe desiderare una sella un po' leggermente più imbottita, leggermente più alta. Si sta molto inseriti nel mezzo da seduti, in piedi ha una buona posizione, anche perché abbiamo un manubrio di stile enduristico molto largo, con una leggera piega
verso il pilota, manubrio che consente un ottimo controllo. Tante le regolazioni anche per le leve, entrambe sono regolabili. Il windscreen consente una buona protezione, prima ho parlato delle due regolazioni, ma anche nella regolazione più alta consente una discreta protezione. Ai 130 in autostrada si sente un po' di pressione sul casco, un po' di aria sulle spalle sul casco, non è un vetro, un windscreen particolarmente protettivo, ma fa il suo dovere. E a proposito di autostrada, una nota sulle vibrazioni: anche a regime autostradale le vibrazioni non danno fastidio, si percepiscono leggermente su pedane e manubrio, ma non sono affatto fastidiose. Quindi dal punto di vista dell'ergonomia direi che Vogue ha fatto davvero un buon lavoro. Bene, non mi resta ora che portarvi con me in giro su queste strade bresciane. E siamo qui nella zona del lago d'Idro per andare a vedere, una curiosità personale, il passo di San Rocco. E quale occasione migliore se non una 900 valico per andare a scoprire un valico che non si è ancora fatto. L'asfalto è ancora umido perché nei giorni scorsi la pioggia è stata abbondante, ma oggi siamo fortunati, baciati dal sole. Ma sicuramente non state guardando questo video per sapere le condizioni meteo, forse un pochino per su dove mi trovo, quello magari vi interessa, ma vi interessa soprattutto sapere come va questa valico. Allora, sulle prime ci si trova subito abbastanza a casa, devo dire, la posizione è amichevole, ora qui un po' di prudenza per l'asfalto decisamente viscido, la posizione di guida è amichevole, le gambe sono leggermente piegate, come dicevo, per la ridotta distanza della sella dalle pedane, ma non niente di drammatico, non preoccupatevi, non risultano scomode, e alla peggio, se siete alti e temete di avere le ginocchia in bocca, potrete sempre intervenire sulla sella in maniera artigianale, creandovi qualcosa di personalizzato. Per tutti gli altri devo dire che va benone. Le braccia invece sono un po' protese in avanti per questo bel manubrione in stile enduro, ma rispetto anche ad altre moto di questo segmento, io che non ho le braccia lunghe mi trovo bene, non la trovo troppo lontana. Per quel che riguarda invece l'erogazione del motore, partiamo ovviamente da questo Riding Mode Road, che è quello che garantisce un po' più di dolcezza nell'erogazione. Ciò nonostante, quando si va ad aprire e chiudere un pochino in seconda terza marcia, a bassi giri, un po' di on off c'è, non è nulla di particolarmente fastidioso, ma va segnalato, mentre ovviamente nelle marce lunghe non c'è. On off che, a dire la verità, si sente maggiormente se passiamo in modalità sport. Qui la moto si fa tutta più nervosa, e questo ovviamente, se vi piace andare a fare il turista, non è la soluzione migliore, se siete in coppia non è la soluzione migliore, se invece volete fare un po' gli asinelli può darvi qualche pretesto. Sicuramente una cosa che colpisce anche l'ottimo funzionamento del quick shifter bidirezionale, quindi sia a salire che a scalare, direi che funziona benone, con il giusto contrasto della leva, non troppo molle, non troppo duro, e gli innesti sono precisi, ottima la schiena. Ottima la schiena di questo bicilindrico, oh, perfetto, qui abbiamo un po' di salita, possiamo vedere anche con una marcia come la quarta come sale, prende bene i giri. Ora, per un momento, ovviamente sto testando. Tanta agilità, molto svelta, la si riesce a buttare giù con molta facilità. Le sospensioni sono per me un po' da regolare, ma fortunatamente sono completamente regolabili. Sono un po' da regolare perché probabilmente sono settate su un peso un po' più leggero del mio, un po' inferiore del mio, io non sono proprio smilzo e purtroppo dovrei regolarmele un po' per una guida più allegra. Molto precisa, stabile, facile chiudere le curve, ovviamente è il comportamento
da ruota da 21, quindi dobbiamo cercare questo tipo di moto. Se vogliamo più appoggio, curve più rotonde, ecco, è meglio orientarsi su una moto con ruota da 19, in questo caso ricordo ruota da 21, quindi è proprio un adventure vera e propria. Direi molto buona anche la frenata, qui proviamo a fare una frenata un po' più decisa, la forcella tende a scendere, ma è convincente, freni affidati a Brembo, non abbiamo pinze d'attacco radiale, abbiamo pinze diciamo così più tradizionali da quattro pistoncini, però direi che la potenza c'è e anche la modulabilità è convincente. Ora proviamo una salita però in marcia lunga, proviamo in quarta, bassi giri, qualche vibrazione chiaramente, ma direi che il motore ha un'ottima elasticità. Viene sempre naturale accarezzare la frizione, soprattutto in scalata, bisogna un po' abituarsi al fatto di avere qui shifter doppio, se non lo siete. Direi che è anche ottimo il capitolo vibrazioni, perché ci sono, si sentono, ma non sono una cosa fastidiosa, sembrano comunque abbastanza filtrate. Di luce a terra ce n'è, si può piegare quanto le gomme consentono, anche qui devo dire che l'avere una Pirelli Scorpion Trail 2 di primo equipaggiamento è un'ottima scelta. Se invece vogliamo andare un po' più in off, ecco che possiamo montare magari sempre in casa Pirelli le Scorpion Rally. Ora proviamo a passare in modalità sport, essendo questo un esemplare ancora in prova, devo farlo da fermo, in prova nel senso è un prototipo, devo farlo da fermo, ma nelle moto che arriveranno in concessionaria non preoccupatevi, basterà chiudere il gas, premere il bottone e chiudere il gas per attivarlo. In sport si sente maggiore grinta, come dicevo gusto mio è anche troppo nervosa, preferisco la modalità road un po' più morbida, ma se vogliamo avere un piglio sportivo la modalità sport ci aiuta, mentre chiaramente la modalità rain è molto conservativa. C'è però una quarta modalità di cui non vi ho ancora parlato ed è la modalità off-road, che si attiva tenendo premuto il tasto per qualche secondo, e questo sì, va fatto però da fermo, mi raccomando, va fatto da fermo, perché la modalità off-road va a togliere completamente controllo di trazione e ABS. Andiamo dunque a trarre le conclusioni dopo una giornata assieme, dopo questo primo contatto con la Valico 900, una moto che, come dicevo, ha suscitato moltissime aspettative nei mesi scorsi. Beh, per quanto mi riguarda queste aspettative sono state pienamente confermate, perché è una moto molto convincente sotto ogni punto di vista, dal punto di vista meccanico, con la giusta dose di potenza, coppia con un motore che gira bene, che è bello da guidare, divertente senza essere mai troppo cattivo, troppo esuberante. A tal proposito, nella modalità sport lo trovo personalmente inutilmente nervoso, innervosito, mentre lo trovo molto migliore nella modalità road, ma questo è un gusto personale. Per il resto è un motore, dicevo, molto convincente, con la giusta dose di coppia ed elasticità per viaggiare da soli o in due, per divertirsi, e anche con quella facilità giusta sotto per andare in off-road. A tal proposito anche l'ergonomia la trovo azzeccata, soprattutto in piedi. Oggi, complice il fango, non abbiamo fatto molto off-road assieme, però ho provato la guida in piedi su qualche piccolo tratto sterrato e devo dire che mi sembra azzeccata. Mentre sull'ergonomia da seduti, ecco, se vogliamo proprio trovare un pelo sull'uovo, possiamo dire che la distanza sella pedane è un po' corta, e magari chi è più lungo di gambe potrebbe trovare qualche scomodità in più, ma lì si può intervenire sicuramente con una sella artigianale, però tutti gli altri la troveranno sicuramente all'altezza giusta, perché possono toccare con i piedi per terra, e questo non è poco quando parliamo di un enduro, una con la ruota da 21 davanti e una cilindrata di 900, insomma una moto importante che anche se non viene forse considerata maxi, è un po' maxi, lo è. E a proposito di maxi, c'è da dire che la dotazione non ha nulla da invidiare alle maxi, anzi abbiamo capito che
i marchi cinesi stanno cercando di ingolosirci, non potendo contare su brand conosciuti, non potendo contare comunque sulla fascinazione del marchio, ci stanno ingolosendo mettendo veramente di tutto e di più. Qui veramente, lo ricordo, a 9.890 euro franco concessionario troviamo veramente tutto, dai cerchi tubeless, qui shifter bidirezionale, fari a LED, fendi nebbia, dashcam, parabrezza regolabile, manopole e selle riscaldabili, cruise control, veramente di tutto e di più. Addirittura c'è anche un'applicazione, questo non l'ho detto nella prima parte, c'è un'applicazione Vogue Global che consente di trasformare il dashboard in un navigatore turn by turn, quindi anche una cosa in più che può tornare utile. L'unica cosa che bisogna aggiungere, lo ricordo, è il tris di valigie, che però non è indispensabile per viaggiare, perché già così con una borsa floscia si può andare dappertutto. È davvero un prodotto convincente che ha superato brillantemente questo primo contatto per quanto mi riguarda, sia dal punto di vista della meccanica sia dal punto di vista della dinamica di guida. Moto piacevole, divertente, quindi brava Vogue. Piuttosto ci sarebbe da chiedersi se sono stati bravi i brand europei ad andare ad insegnare così bene in Cina, perché si sa che i cinesi imparano molto molto in fretta, e questo lo sapremo ovviamente soltanto in futuro, soltanto vivendo. Battute a parte, è una moto che va a posizionarsi ora in una situazione un po' particolare, perché siamo a ridosso dei 10.000 euro, quindi non siamo più nella fascia 6-7.000 euro, la fascia è più economica di mercato, ma siamo già in una fascia media e medio-alto, e quindi bisogna vedere se effettivamente i clienti, gli utenti italiani sono interessati e quanto a spendere una cifra così per un marchio cinese. Ma al di là del cinese o meno, qui abbiamo veramente dei contenuti, e la differenza veramente con prodotti più blasonati con la stessa architettura, insomma, ci vuole proprio la lente di ingrandimento. Un ottimo lavoro di Vogue, lavoro convincente. Le prime moto sono arrivo in concessionaria, le prime 400 da quelle che so sono già state vendute, il primo lotto, però ne arrivano delle altre, ne stanno arrivando delle altre, e quindi significa che effettivamente l'attesa per questa moto c'è. Spero che l'attesa per questo video invece sia stata esaudita. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi della Vogue Valico 900, se magari sei uno di quelli che l'ha già ordinata o l'hai già provata. Fammi sapere che cosa ne pensi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanellina, ma soprattutto di fare un salto anche sul sito moto.it, dove nella sezione usato o nella sezione nuovo puoi trovare tantissime occasioni e magari anche la Vogue che stai cercando. Noi ci vediamo alla prossima, e come ripeto sempre, dai gas, ma responsabilmente. Ciao!